Convegno PAMAT sul disagio giovanile. Dati del Tribunale per i minori evidenziano un aumento dei reati. Protesta dei cittadini a Poggio per chiedere chiarezza sulla variante al progetto di Piazza 20 Settembre. Su TV Prato parte domani una nuova trasmissione dedicata alla musica classica. L'ex pilota della Ferrari Ivan Capelli a Prato per parlare di Formula 1. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Salone gremito di ragazzi questa mattina per l'incontro organizzato da PAMAT in collaborazione con Comune e Provincia. Studenti ed esperti si sono confrontati per capire e prevenire il disagio giovanile. La procuratrice presso il Tribunale dei Minori di Firenze ha sottolineato che i reati minorili sono in crescita del 16%. Vite in cerca di identità. Capire e prevenire il disagio giovanile. Si intitola così il convegno che si è tenuto stamani in un affollato salone consiliare del Palazzo Comunale di Prato in occasione della prossima giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre. L'incontro, organizzato da PAMAT Prato, Prevenzione Abuso Minori Associazione Toscana, con il patrocinio del Comune e della Provincia, ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di ragazzi e ragazze che hanno interagito in diretta con i relatori attraverso il proprio smartphone sui temi che riguardano il disagio minorile. Cosa fa il Comune per arginare questo fenomeno di disagio minorile? Il Comune di Prato si occupa di questo tema grazie all'Osservatorio di Sostenibilità Socioambientale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, nel quale si ritrovano le varie realtà e professionalità del territorio che si occupano di presa in carico, di accompagnamento di minori e di adolescenti, ma anche tutto il mondo della scuola, delle cooperative sociali, dell'associazionismo, perché ricordiamolo, anche i minori sono cittadini non soltanto di domani ma anche del presente. Nella relazione per l'apertura dell'anno giudiziario, che sarà a breve, abbiamo constatato un 16% in più di aumento di reati a matrice violenta, quindi rapine, lesioni, una voglia di avere dominio sul territorio e anche un aumento di reati effettuati con i mezzi di comunicazione come l'internet e quindi ovviamente il cellulare. Quali sono le azioni messe in campo da PAMAT? PAMAT, dico da 37 anni sul territorio di Prato, per la prevenzione dell'abuso ai minori. Lavora con progetti di accoglienza in sede di ragazzi che abbiano bisogno di sostegno scolastico e di supporto psicologico anche, loro e le loro famiglie, e poi lavora con progetti nelle scuole. È in corso a Roma l'Assemblea Nazionale del Cammino Sinodale della Chiesa, alla quale partecipano i rappresentanti di tutte le diocesi. L'obiettivo è quello di tracciare un nuovo volto di Chiesa per affrontare le sfide di oggi. Per la diocesi pratese sono presenti il Vescovo, tre delegati e Irene Sanesi, che fa parte della Presidenza Nazionale del Cammino Sinodale. Ci sono molti temi, insomma, di cui si parla. In generale il desiderio, insomma, di costruire appunto un'immagine di chiesa più vicina alle persone, più vicina alla gente. Devo dire che guardando anche la scelta dei tavoli, sicuramente i temi della vicinanza alle persone, della formazione, dell'iniziazione cristiana sono quelli che sono stati, come dire, maggiormente scelti. Soltanto tre i tavoli dedicati alle donne, lo dico anche con un pizzico così di rammarico, ma non importa, può darsi che da quei tavoli non è la quantità, ma che da quei tavoli nascano delle proposte interessanti. E lo stesso un po', lo dico per deformazione vocazionale, sui tavoli più amministrativi, tecnici, quattro tavoli che si dedicheranno anche proprio alle linee guida sulla gestione delle strutture, dei beni, sull'amministrazione e la governance della Chiesa. Siria Goracci e Viola Guarducci, neolaureate con studi sulla parità di genere, sono state le ospiti del primo incontro del progetto A Colazione Con, del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine dei Commercialisti.
Dai dati degli studi emerge che l'applicazione della legge sulle quote rosa ha portato la presenza delle donne ai vertici di imprese e istituzioni al 43%. È ripartito a colazione con il progetto promosso dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine dei Commercialisti, nato con l'obiettivo di condividere storie ed esperienze di donne e di giovani che si sono ritagliati un ruolo personale e professionale degno di essere raccontato. Stamani il primo appuntamento che anticipava i temi della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il CPO, il Comitato Pari Opportunità, vi ricordo, è un comitato che tiene a tutelare i diritti delle minoranze di genere e di generazione, e quindi abbiamo deciso di iniziare invitando giovani neolaureati in varie discipline per dar loro voce e in modo di difendere i loro diritti e le loro posizioni. Le protagoniste erano due giovani neolaureate, Siria Goracci e Viola Guarducci, che hanno dedicato la loro attività di studio e ricerca alla parità di genere. Siria Goracci ha discusso una tesi all'Università di Firenze sul tema delle conseguenze psicologiche della violenza di genere. Viola Guarducci si è laureata all'Università Cattolica di Milano con una tesi dal titolo Corporate Governance e prestazioni organizzative, il ruolo della diversità di genere nei consigli di amministrazione. Quando viene perpetuata una violenza su una donna, questa violenza nel momento attuale ha delle ricadute, ma a lungo termine i segni sono molto più profondi e si parla di non solo sintomatologie di tipo fisico, quindi proprio malattie croniche, disturbi sessuali e ginecologici, ma ci sono anche dei disturbi mentali molto importanti e anche difficili da curare a lungo termine, come la depressione, disturbi d'ansia e addirittura disturbo post-traumatico da stress. Purtroppo ancora in Italia, nonostante gli avanzamenti che sono stati fatti sia a livello normativo che legislativo, assistiamo ancora a un divario significativo. Sarebbe bene ovviamente che la diversità di genere nel contesto organizzativo non rappresentasse solamente un obbligo da rispettare, quindi un obbligo normativo, ma che ci fosse appunto un vero impegno, un impegno genuino nell'integrazione del sesso meno rappresentato all'interno delle organizzazioni. Manifestazione di protesta di alcuni cittadini di Poggio a Caiano che questa mattina si sono riuniti davanti a Piazza 20 Settembre per chiedere spiegazioni all'amministrazione comunale sulla variante del progetto di riqualificazione. Il sindaco Palandri risponde ai cittadini. Risposte motivate e puntuali sono quelle che un gruppo di cittadini di Poggio a Caiano chiede all'amministrazione comunale in merito al progetto di riqualificazione della piazza 20 Settembre. Un gruppo di persone si è riunito questa mattina davanti alla piazza per chiedere chiarezza sulla variante del progetto iniziale iniziato con la precedente amministrazione. Non capiamo il senso di questa modifica, nel senso a quali bisogni risponde. Il progetto originario rispondeva a un'esigenza di trovare un posto di aggregazione all'interno di Poggio a Caiano che ad oggi non ha. Questa variante a quale bisogno risponde? Inoltre era stato fatto dopo un processo partecipativo che purtroppo con questa variante invece è mancata, non solo non è mancata prima, ma è mancata anche dopo. I cittadini si aspettano di ricevere spiegazioni sul motivo di questa variante e si chiedono come sia possibile proseguire con i lavori nonostante il no della soprintendenza delle belle arti, auspicando un incontro aperto a tutta la cittadinanza. Le domande che abbiamo da fare sono semplicemente: qual è questo progetto che noi non conosciamo, perché probabilmente hanno deciso di mandarlo avanti nonostante ci sia un parere negativo della soprintendenza, e eventualmente anche che cosa prevede, perché abbiamo capito che sono previsti dei cambiamenti riguardo alle aree verdi. Il sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri, ha ribadito l'intento di voler lasciare il progetto della piazza esattamente come prevedeva quello iniziale, rendendosi disponibile ad un confronto per illustrare il progetto. Noi il progetto della piazza lo vogliamo lasciare esattamente come è, nessuno l'ha voluto cambiare. Purtroppo non dipende da noi, il discorso della strada è una strada regionale, quindi è stata la regione che insieme a altri enti si è adoperata per fermare i lavori perché volevano che la strada fosse lasciata così com'era. Noi ci siamo adattati chiaramente ai voleri della regione, a questo punto con la variante è stato ripreso i lavori, però la piazza noi assolutamente non la vogliamo cambiare, abbiamo lasciato la fontana, il verde pubblico, gli alberi, gli archi, quindi come da progetto. C'è stato un no della soprintendenza, però nella conferenza dei servizi, essendo in minoranza,
minoranza non ha inciso sul ricominciare i lavori della piazza e così finiranno entro Natale. Parte domani su TV Prato la nuova trasmissione Il Palazzo Incantato, dedicata alla musica classica. La musica d'arte protagonista su TV Prato. Da domani, domenica 17 novembre, prende il via Il Palazzo Incantato, il nuovo format realizzato in collaborazione con Palazzo Martini, il Palazzo della Musica di Prato, e con lo studio di produzioni Emma Vinci. I concerti andranno in onda ogni domenica alle ore 22:30 e saranno preceduti dalla presentazione di Alberto Battisti, direttore artistico della Camerata Strumentale di Prato. Inoltre vi porteremo alla scoperta di Palazzo Martini, sede di 4 istituzioni culturali della città che collaborano fra di loro e delle loro attività: la Scuola di Musica Giuseppe Verdi, la Camerata Strumentale, Rete Toscana Classica e il Fondo Icamus. Siamo molto felici di partecipare anche noi a questa nuova iniziativa di TV Prato, la trasmissione di concerti di musica d'arte, di musica colta, che ha per titolo Il Palazzo Incantato e che saranno trasmessi ogni domenica sera alle 22:30. Palazzo Incantato perché questa trasmissione è in collaborazione con il nostro Palazzo della Musica, oltre che con Emma Vinci. Tra l'altro abbiamo anche l'onore di inaugurare questa serie di concerti, perché sarà trasmessa la trasmissione di The Song of the Ladder, l'opera che la Camerata Strumentale di Prato ha commissionato per il 25esimo compleanno della nostra orchestra, e dove ci fu una grande partecipazione cittadina collettiva, perché l'opera fu eseguita non solo dalla Camerata Strumentale ma anche appunto dal coro, dalla Scuola di Musica Verdi e anche da chi vi partecipò quella sera, perché tutto il pubblico era chiamato a cantare con noi. Decine di persone hanno partecipato ieri sera all'incontro con l'ex pilota di Formula 1 Ivan Capelli, ospite del club Ruote Classiche di Prato. L'ex pilota di Formula 1 e telecronista sportivo Ivan Capelli è stato ospite ieri sera del club Ruote Classiche di Prato nell'ambito degli incontri con i piloti leggendari. All'incontro aperto a soci e appassionati hanno partecipato decine di persone. Capelli ha ripercorso la sua storia, gli inizi da discreto calciatore, poi da 15 anni il passaggio alle quattro ruote, prima nei kart dove conobbe Senna, poi alla Formula 3 fino alla Formula 1, dove ha corso dall'85 al 93 con Tyrrell, March, Leighton House, coronando poi il sogno di ogni pilota, l'approdo in Ferrari. In totale ha disputato 98 Gran Premi di Formula 1, ottenendo 3 podi. Una volta lasciato il volante si è calato nel nuovo ruolo di telecronista. Sono stati anni bellissimi, soprattutto anni dove la Formula 1 si viveva intensamente in virtù del fatto che l'uomo aveva ancora la facoltà di poter fare la differenza in maniera evidente. Oggi lo fa ancora perché è sempre un uomo che guida una Formula 1, però ci sono talmente sottili le differenze che si fa fatica, anche gli ingegneri fanno fatica a vedere i piloti veramente bravi, e quindi tutto diventa forse con meno poesia, ecco, perché l'elettronica e tutto quanto è andata ad aiutare il pilota forse oltremodo. Però diciamo che quando io ho iniziato a correre negli anni, fine degli anni 80, era il momento più bello dell'evoluzione dei materiali, delle potenze, dell'elettronica con la telemetria che ci ha aiutato tanto, quindi è stato un anno, sono stati anni bellissimi. Beh, vestirsi di rosso in assoluto vuol dire entrare a far parte della storia, che si sia italiani o stranieri, perché la Ferrari è leggenda in un certo senso nel motorsport. Per il club, che conta oltre 600 soci, una serata speciale. È da tempo che stavamo dietro a avere qui Ivan, un altro personaggio, pilota di Formula 1 molto importante, e come facciamo di solito queste serate, diciamo, sono passati qui da noi tantissimi piloti, tantissimi personaggi importanti, e vedo anche stasera, insomma, c'è una bella affluenza del pubblico. Sport calcio, 12esima giornata per il campionato di Serie D. Il Prato affronta la capolista Tau, mentre la Zenit se la vedrà col tutto cuoio.
La 12ª giornata del campionato di Serie D girone D propone due derby toscani per Prato e Zenit. La formazione biancoazzurra, reduce dal pareggio casalingo con United Riccione per 1-1, cerca risposte sul campo della capolista Tau Calcio. La squadra di Altopascio, dopo un avvio di campionato con filotto di vittorie, è in fase calante ed è reduce da due sconfitte consecutive e nonostante questo rimane capolista indiscussa del girone. Bella partita da giocare contro una ottima squadra, con una squadra che ha dei valori già dall'anno scorso, una squadra che ha un grande settore giovanile, molti giocatori vengono dal loro settore giovanile e questo è un complimento che gli faccio. È una squadra, un'ottima squadra, allenata bene, messa in campo bene e sarà una bella partita da viverla intensamente. Il Prato per la trasferta di Altopascio dovrà rinunciare a Gemmi, Matteucci e Videtta infortunati, oltre a Remedi squalificato. Rivoluzione quindi per il tecnico Marco Mariotti, soprattutto a centrocampo. È sempre Lugo De Genti, Matteucci e Gemmi ormai, e più si è aggiunta la squalifica di Remedi. Per gli altri siamo tutta la rosa a disposizione, siamo pronti ad affrontare questa bellissima partita, penso. Impegno casalingo per la Zenit Prato. La squadra amaranto, reduce da 4 sconfitte consecutive, cerca punti e soprattutto autostima nel confronto con la matricola tutto cuoio. È una squadra che ha questo 5-2 con attenzione dietro, sono molto bravi, hanno fatto tanti punti perché poi sono 17 punti soltanto in classifica, quindi vuol dire che stanno facendo un percorso importante, l'abbiamo vista, una squadra solida che sa ripartire gli spazi, è pericolosa anche su altri piazzali, insomma abbiamo preso le giuste precauzioni e quindi siamo pronti a questa sfida. Tutti a disposizione, quindi rientrerà anche Cela e quindi farò le scelte che sono più logiche secondo quello che è il dettame della partita, sia all'inizio che poi dopo. L'importante è che tutti li ho visti bene, hanno recuperato da quello che è stato in tutte forze, poi c'è un po' di messo in ginocchio e quindi mi aspetto una grande prestazione da tutti i ragazzi. Passiamo al basket. Domani alle 17 al Pala Carrara, l'Estra Pistoia ospita la capolista Dolomiti Energia Trentino, che guida la classifica a punteggio pieno. Vigilia dell'8ª giornata di campionato per il Pistoia Basket, che si appresta ad affrontare la capolista Trento. Dopo la risoluzione consensuale del contratto con coach Calabria, arrivano altre voci a smuovere le acque in casa biancorossa con Brajkovic. Vicino all'addio è Andrew Smith, ex Ferrara, pronto a prendere il suo posto. Zare Markovski, il nuovo head coach di Pistoia, ha parlato in conferenza questa mattina presentando la sfida contro i bianconeri. Loro hanno un lungo roster, su ogni ruolo hanno almeno due giocatori, hanno costruito la squadra per doppio impegno settimanale sia in Europa dove vanno discretamente che in campionato dove vanno eccellentemente. Noi dobbiamo essere concentrati appunto, visto che in qualsiasi momento sul campo esprimono un gioco che vogliono loro, noi dobbiamo, a prescindere chi c'è di loro nel campo, di adattarsi e pensare cosa abbiamo bisogno noi. Confermate le scelte di roster per coach Zare Markovski, il gruppo visto a Sassari sarà anche quello che affronterà Trento, ancora una volta fuori Eric Pascolla. Non c'è stato mai in dubbio niente, cerchiamo di continuare sviluppo della squadra partendo anche da Sassari. Con un passo, con un passettino in avanti, dove in questa settimana ulteriormente ho potuto dare qualche idea in più e aggiustare delle cose, sperando che risultato o atteggiamento in campo ci alimenta quello di continuare ogni settimana in più di aggiungere qualcosa. A prescindere però su quelle che saranno le scelte dei ragazzi che scenderanno in campo, l'allenatore di Pistoia non nasconde la propria emozione per la prima in casa. Emozione c'è perché oltre che sapevo, in queste due settimane ho sentito l'affetto della città verso la squadra, perciò giustamente emozione c'è e magari emozione da compattarci e di passare quell'affetto che c'è la gente verso la squadra
sul campo. È il momento dell'agenda, diamo uno sguardo agli appuntamenti in programma domani. Al Cinema Terminale ritorna Pianeta Verde, il mercato bio di filiera corta e dell'economia circolare organizzato dai gruppi di acquisto solidale Pratesi. Inoltre, dalle 10.30 bambini dai 2 anni in su potranno partecipare alla visione del film d'animazione La Tigre senza strisce e altre storie con il progetto Cinefilante. Per la raccolta Un autunno da sfogliare, alla Biblioteca Lazzarini, in occasione della Settimana Nazionale Nati per Leggere, si terrà un incontro per famiglie e bambini con la pedagogista Cecilia Fabbri. In occasione delle iniziative organizzate per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, a Montemurlo la Commissione Comunale Pari Opportunità e Camminotte hanno organizzato una camminata simbolica Camminoliol. La partenza è prevista per le ore 10 da Piazza della Libertà. Il Centro Pecci Piano Festival presenta un nuovo appuntamento musicale alle 11 con il recital Da Bacca a Chiambretti, 4 secoli di musica in TV, con il celebre pianista Andrea Bacchetti. Infine, la Camerata Strumentale di Prato alle 20.30 presenta un concerto omaggio per il 60° anniversario della riapertura del Teatro Metastasio. Arie, duetti, sinfonie di grandi artisti come Vivaldi, Pergolesi e Mozart su testi di Pietro Metastasio. Termina qua questa edizione del telegiornale. Restate con noi per scoprire i programmi della serata. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.